Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale. In apertura, come di consueto, il bollettino Covid. Sono 35 di età compresa tra i 3 e gli 86 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo su 5.044 test eseguiti che portano il totale dall'inizio dell'emergenza dei casi positivi a 74.827. Il tasso di positività è pari allo 0,69%. 60 sono i guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Dunque in Abruzzo gli attualmente positivi al Covid-19 sono 875. Nessuna novità per quanto riguarda i ricoverati, 25 pazienti si trovano in ospedale in area medica, uno in terapia intensiva, mentre gli altri 849 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Intanto altri 16 casi di Covid-19 riconducibili alla variante Delta in Abruzzo sono emersi dalle attività di sequenziamento eseguite dalla notte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale di Teramo. La prevalenza della variante Delta nell'ultima sessione di sequenziamento sale così al 46%. Fino ad oggi erano una decina di casi di variante indiana accertati in Abruzzo, tutti nelle province di Chieti e Teramo. Continuiamo a parlare dell'argomento della variante Delta. Aumenta l'incidenza, come detto, di questa nuova variante in tutta Italia, che per ora non desta grandi preoccupazioni però nella nostra regione. Ma come agisce questa nuova variante? Le risposte nelle parole di Alessio Lorusso, virologo dell'IZS Abruzzo e Molise. Il servizio è di Luca Pulzoni. La variante Delta avanza su tutto il territorio nazionale. L'incidenza dell'ex variante indiana si assesta tra il 20 e il 25%, con picchi del 30% in Campania e oltre il 70% in Friuli Venezia Giulia. Nessun focolaio in Abruzzo, nonostante i primi casi accertati di variante Delta. Le varianti sono contraddistinte a delle mutazioni, soprattutto nella proteina S, che è la proteina che si aggancia al recettore cellulare, ma è anche la proteina che subisce l'attacco della nostra risposta immunitaria. Che succede? Che durante l'evoluzione del virus si formano nuove varianti che possono avere maggiori caratteristiche replicative, quindi replicare meglio, e replicare meglio significa che si possono trasmettere meglio. E questo è quel che accade normalmente nel corso di un'epidemia o nel corso di una pandemia. La variante Delta pare che abbia caratteristiche replicative maggiori rispetto alla variante Alfa, quindi il fatto che diventi la variante predominante non ci deve preoccupare. Ma soprattutto, cosa ci deve preoccupare della variante indiana o variante Delta? In particolare questa variante sta accumulando alcune mutazioni che probabilmente la rendono capace di sfuggire all'immunità anticorpale, ma soltanto quando l'immunità non è sufficientemente prodotta. Quindi qual è il segreto? Rimane sempre il vaccino. Infatti dove la variante Delta viene riscontrata nelle persone non vaccinate e nelle persone che hanno effettuato un ciclo vaccinale non completo. Quindi assolutamente mi sento di poter rassicurare tutte le persone a riguardo dell'efficacia di questo vaccino nel prevenire la malattia clinica. Okay. Fatto sta che questa variante replica bene, si trasmette bene e quindi potrebbero nascere dei grossi focolai, così come ci si attende, perché la variante Delta in Italia in questo momento è data al 20-25%. Nessuno sconto di pena. La Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha confermato la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi e quindi la condanna a 30 anni di carcere per Davide Troilo, l'ascensorista pescarese che il 2 dicembre 2016 uccise con 17 coltellate la sua ex fidanzata Jennifer Sterlecchini, 26 anni. Il caso oggi è approdato davanti ai giudici umbri dopo che la Cassazione a settembre scorso aveva annullato con rinvio in relazione all'aggravante dei futili motivi la sentenza di secondo grado della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila del 14 marzo 2019 che aveva confermato per Troilo la pena ai 30 anni di reclusione emessa con il rito abbreviato nel 2018 dal GUP del Tribunale di Pescara. Oggi il verdetto dei giudici umbri, i quali hanno confermato le decisioni di primo e secondo grado. Troilo è colpevole di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Jennifer venne uccisa dall'ex fidanzato nella casa in cui i due avevano vissuto insieme a Pescara. E cambiamo decisamente argomento, ammontano a 8 milioni e 5 di euro i fondi che arriveranno per il porto di Vasto nell'ambito della ZES, zona economica speciale, un'opportunità di sviluppo da sfruttare. Paolo Renzetti.
Le potenzialità e le prospettive del porto di Vasto alla luce dei fondi previsti per le zone economiche speciali, un'opportunità di sviluppo e di attrazione di investimenti per le aziende, importanti anche gli sviluppi futuri per il settore turistico. Ne abbiamo parlato con Pietro Marino, presidente di OASI, l'associazione Occupazione Ambiente e Sviluppo Industriale fondata nel settembre 2018 per tutelare l'area del porto di Vasto. Il porto di Vasto è un'infrastruttura importantissima e svolge un ruolo strategico in quanto è baricentrica e centrale a tre macro aree industriali che sono dati dall'area vastese, dalla Val di Sangro, dal Molise e dall'Alta Puglia. Tutte queste 3-4 macro aree raggruppano circa 550-600 aziende con circa 30.000 occupati. In queste aree sono presenti multinazionali importantissime, basti pensare alla Pilkington piuttosto che alla Denso, alla Honda, ma anche alla stessa Sevel, dove qui sul porto di Vasto ogni mese vengono movimentati circa 1.000 furgoni per le varie destinazioni, per la Turchia piuttosto che la Russia, l'Ucraina e la Grecia. Quindi oggi investire sul porto di Vasto significa soprattutto rispondere a quelle che sono le sfide del mercato, perché è un'infrastruttura importante e strategica per il centro-sud d'Italia. Certamente col piano regolatore portuale, con tutti questi stanziamenti, come dicevo, possiamo dare avvio a tutte queste opere. Il piano regolatore portuale è stato approvato prima in primis dal Comune, in secondo poi dalla Regione e non per ultimo, ma questo anche nel lontano 2013, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quindi aspettiamo soltanto i finanziamenti per iniziare. La tempistica dobbiamo iniziare a partire step by step, perché già con i primi stanziamenti, con i 12 milioni di euro che permettono appunto l'allungamento del molo sovrafrutto e l'ampliamento della banchina di Levante, già possiamo iniziare ad avere un retroporto importantissimo e possiamo iniziare ad accogliere già navi con 200 metri. Poi per ultimare il tutto i tempi tecnici saranno stati da 3-4 anni, non lo so, però sono opere che vanno viste piano piano e che ogni opera, ecco, ha la sua importanza. Quindi questo non può che far portare benefici non soltanto a tutta l'area industriale di Punta Pena, dove qua operano le maggiori imprese, ma anche allo stesso porto, dove privati possono investire sulle stesse banchine per costruire magazzini e quant'altro. Ma questo non soltanto a livello commerciale, ma voglio aprire anche una piccola parentesi per quanto riguarda anche il settore turistico crocieristico, perché il porto, perché una città come Vasto merita anche uno sviluppo turistico importante, ecco. Quindi con l'ingresso di nuove navi sicuramente nuovi armatori si verranno ad affacciare qui sul nostro porto di Vasto. Presidio dei sindacati oggi contro una norma del codice degli appalti che prevede ulteriori esternalizzazioni. Il comparto dei servizi ambientali, dicono i sindacati, rischia di perdere 150.000 posti di lavoro. Giuseppe Dintino. Il comparto dei servizi ambientali è in sciopero. Questa mattina presidio dei sindacati davanti alle prefetture di Pescara e L'Aquila, come in molte altre città italiane, per chiedere l'abolizione dell'articolo 177 del codice degli appalti. Questa norma, neutralizzata fino al 31/12 di quest'anno, rischia dal 1 gennaio 2022 di mettere in ginocchio un intero settore, quello dei servizi pubblici, servizi essenziali che in questo paese, anche nell'anno del lockdown, hanno garantito servizi alle cittadine e ai cittadini. Noi chiediamo alla politica di farsi carico di questo grave problema che rischia di destrutturare l'intero comparto dei servizi, per quello che è di nostro interesse, dei rifiuti, dell'igiene ambientale, ma non solo, elettricità, tutti i servizi pubblici utili a questo paese. Si rischia il dumping contrattuale e un arretramento in tema di diritti normativi e retributivi delle lavoratrici e dei lavoratori. La norma contestata non avrà valore fino allo scadere di quest'anno. Dal 2022 però i lavori per almeno 150.000 euro saranno esternalizzati per l'80%. A rischio, dicono i sindacati, ci sono circa 150.000 posti di lavoro in tutta Italia. Il settore del gas è rappresentato da 150.000 lavoratori che rischierebbero il posto di lavoro, perché la norma prevede che le aziende dovrebbero esternalizzare l'80% dei servizi. E quindi questo produrrebbe, attraverso delle gare, l'appalto ad altre aziende e quindi il rischio di licenziamento dei lavoratori e comunque della perdita di competenze e di sicurezza. Dalle istituzioni finora non abbiamo ricevuto alcuna rassicurazione, così i rappresentanti dei lavoratori nei pubblici servizi. Estenderebbe, come ripeto, tutte le garanzie occupazionali e anche nello stipendio ridotto, perché cascheremo sulle cooperative, quella cooperativa
alternativa per stare dentro con i costi sarebbero costretti a ridurre il personale e se ne andrebbero le garanzie occupazionali. Quindi noi lo sciopero lo continueremo e vinceremo, vogliamo vincere. Le amministrazioni dei comuni bagnati dal fiume Pescara hanno sottoscritto un accordo per il rilancio del corso d'acqua. Gli investimenti, secondo gli intenti della regione, saranno finanziati con le risorse del PNRR. Vediamo. Sottoscritto il contratto di Fiume Pescara. I sindaci dei comuni bagnati da uno dei corsi d'acqua più importanti d'Abruzzo, da Popoli al capoluogo adriatico, hanno sottoscritto un accordo di programma. La regione Abruzzo progetterà gli investimenti che riguarderanno il fiume. L'obiettivo è quello di riuscire a finanziarlo coi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un processo che nasce proprio con la regione che in questo momento ha deciso di costruire un percorso non solo normativo ma anche strumentale per poter far sì che dal 2007 che si parla di contratti di fiume si possa diventare operative e essere oggettivamente quello strumento di programmazione, di investimento e di realizzazione di quelli che sono gli obiettivi che cercano di mettere insieme innanzitutto il dato ambientale, il valore delle acque, il valore della biodiversità con quelli che può essere un elemento di integrazione, di turismo, di sostenibilità, di sviluppo, di opportunità in una parola. Noi come Regione Abruzzo siamo stati insomma, tra i pionieri rispetto a quelle che sono le opportunità che ci sono in questo momento date dall'Europa, date dal governo nazionale, mi riferisco al piano nazionale PNRR e i vari recovery, quindi strumenti di programmazione complessiva. Noi abbiamo costruito proprio un progetto, una scheda, un sistema di normativo e anche di richiesta di finanziamenti di circa 80 milioni di euro per poter intervenire finalmente su quella che può essere un'azione concreta e trasformare tutto ciò che è stato in questi anni, tante parole, in qualcosa di concreto nei fatti. Pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale. Queste le parole chiave per il rilancio del fiume Pescara. Adesso non cambia niente, è un inizio, è una sinergia che si va a creare, si va a coinvolgere tutti i territori, a responsabilizzare tutti i territori e la provincia di Pescara ha sottoscritto questo contratto per dare maggiore forza e maggiore credibilità a questa cosa, è un punto di partenza fondamentale. Le priorità sono molteplici, però penso che per la città di Pescara è una priorità recuperare quegli spazi lungo l'asta fluviale è cosa importante, solo se vogliamo pensare a Milano, la città di Milano che con i navigli, la movida si svolge sui navigli, noi abbiamo questa possibilità di concentrare la movida lungo il fiume di Pescara risolvendo anche tanti problemi che conosciamo all'interno della città. Ultimato in Abruzzo dalla Strever S.p.A. il primo condominio importante con i lavori di superbonus 110%. Si tratta dello stabile del condominio Playa 1 a San Salvo Marina. I lavori che non sono costati un euro ai condomini. Vediamo. Dottor Strever, cosa ha rappresentato per la vostra azienda l'effettuazione di questi lavori? Parliamo di lavori importanti del superbonus 110%, rilevanti nella nostra regione da questo punto di vista. Beh, sicuramente è stata ed è una grande opportunità per tutte le imprese italiane e per i cittadini, è un'opportunità che consente di rinnovare il patrimonio immobiliare sia dal sotto il punto di vista sismico che termico-acustico. Per cui è molto importante per il risparmio energetico, visti i tempi che corrono, e per quanto riguarda l'apparato sismico. È un'opportunità che mi auguro che il governo provveda a dare delle proroghe adeguate perché i tempi stringono, in questo momento abbiamo certezza solo fino a dicembre 2022 e considerato la possibilità di ricaduta sul territorio nazionale, mi auguro che diano delle proroghe. Oggi è una festa per il sistema ANCE perché un'impresa del nostro sistema, la Strever S.p.A.,
ha avuto l'abnegazione, la forza, la specializzazione per poter portare a termine un primo cantiere, un condominio abbastanza importante, un lavoro di 8 milioni in breve termine col 110. Questa è una novità nazionale, un primato nazionale di cui Lance ne è orgogliosa naturalmente. E siccome il 110 è un lavoro che si può fare su tutti i fabbricati da Bolzano a Palermo e quindi su tutto il territorio italiano, è secondo noi lo strumento per rilanciare l'economia del sistema paese. Naturalmente noi abbiamo una grossa problematica, il governo deve purtroppo capire che è importante non più prorogare di anno in anno, ma dare una strutturalità importante almeno di 10 anni, perché soltanto così le imprese possono organizzarsi, le proprietà possono poter stare tranquilli e non andare alla ricerca di chimere e di imprese poco specializzate. Noi perché oggi, prima dicevo, è una festa? Perché nel nostro sistema ANCE abbiamo imprese talmente professionalizzanti che sono riusciti a partire prima e soprattutto a finire i lavori con il tornaconto per la proprietà, per l'economia, per i propri dipendenti e per la propria impresa. Quindi è importante che l'impresa sia specializzata, professionalizzata e soprattutto, come tutte le imprese del sistema ANCE, un codice etico per il rispetto di tutta la filiera. Concerti dal vivo, installazioni luminose, musei e siti archeologici aperti sempre oltre 200 eventi tra luglio e settembre. E Teramo Natura Indomita, il cartellone di eventi culturali e artistici pensato dall'amministrazione comunale di Teramo che invita tutti in città per trascorrere un'estate da sogno. Tania Bonnici Castelli. Sarà un piacere restare in città questa estate, lo assicura Teramo Natura Indomita, un cartellone di eventi pensato dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e gli enti più importanti del capoluogo, tra i quali la Fondazione Tercas, la Camera di Commercio e la Primo Riccitelli. Oltre 200 gli spettacoli da luglio a settembre tra musica, teatro, libri e incontri tematici. Musei e siti archeologici sempre aperti e installazioni luminose in ogni angolo del centro storico, senza dimenticare il parco fluviale, un'offerta culturale ad ampio raggio. Questa è stata l'arma vincente per costruire un calendario così lungo, così ampio, che dà risposta a tutte le sensibilità culturali della città, in un contesto nel quale per la prima volta riusciremo ad avere l'apertura di tutti quanti i siti archeologici e museali della città di Teramo. Avremo un percorso che abbraccia la città, che parte dalla Villa Comunale e che termina a Madonna delle Grazie, abbracciando ed includendo tutto il centro con un particolare occhio di riguardo a Piazza Sant'Anna e che scende poi al Parco Fluviale, dove già l'anno scorso abbiamo avuto un evidente successo. Quest'anno siamo pronti a ripeterci e anzi ad ampliare quella che è l'offerta, certi che Teramo torni ad avere un ruolo di attrattore nella nostra provincia e non solo, anche sul territorio regionale. Sarà la musica però a fare la parte da leone in questa estate cittadina a Teramo. Simona Molinari, Alice, Antonella Ruggero, lo Stato Sociale, concerti dal vivo di assoluto livello nazionale, richiameranno turisti e pubblico da tutta la regione. L'anno scorso era un esperimento, provavamo a dare una vocazione turistica alla città di Teramo, quest'anno ci siamo riusciti, possiamo dirlo con certezza. Se qualche anno fa ad agosto si facevano le valigie e si lasciava la città lasciando, ecco, appunto Teramo semideserta, oggi riempiamo la città di contenuti, di colori, di una marea, devo dire veramente, di eventi fino a settembre, eventi nazionali, eventi internazionali, si chiuderà con la settimana dell'alimentazione, quindi un grandissimo cartellone che chiedo chiaramente a tutti gli utenti di seguire sia chiaramente su tutto il cartaceo che verrà stampato, ma soprattutto sui social, perché sarà un programma che crescerà ancora. Apriamo la nostra pagina sportiva con una triste notizia. Il settore vela piange la scomparsa del direttore tecnico Andrea Patacca, avvenuta nella notte in Croazia, dove si trovava insieme a due velisti sanbenedettesi per la partecipazione al Royal Yacht European Championship nelle acque di Marina di Castella.
Patacca, 46 anni, di Giulianova, aveva accusato da un paio di giorni dei malesseri, ma il locale ospedale, dopo alcuni controlli, lo aveva dimesso. Questa mattina, al momento del raduno, la tragica scoperta. Il direttore tecnico del Circolo Nautico San Medetese, ingegnere navale, dopo una lucente carriera come velista agonista, iniziò la carriera di allenatore che lo portò a lavorare nei circoli prestigiosi come quelli di Cervia, Civitanova Marche e Porto San Giorgio, prima di approdare proprio a San Benedetto. Persona positiva e sorridente, creò il team dei giovani allenatori sia nella categoria laser che della vela d'altura. I funerali di Andrea Patacca si svolgeranno quando la salma tornerà in Italia dopo il benestare delle autorità croate. Noi siamo al calcio. Domenica 29 agosto inizia il campionato di Lega Pro con le nostre due abruzzesi, Pescara e Teramo. In attesa di capire le partecipanti e la composizione dei gironi, la terza serie nazionale ha già dato indicazioni sulle date del 2021-2022. Jacopo Forcella. 60 giorni e poi il via al campionato di Lega Pro, in attesa di capire definitivamente chi parteciperà ai tre gironi previsti e di vedere come saranno disegnati i raggruppamenti che da questa stagione tornano al taglio orizzontale nord, centro e sud. Il consiglio direttivo della Lega di terza serie ha stabilito le date del torneo che verrà. Si comincia dunque domenica 29 agosto e si finisce il 24 aprile del 2022. Oltre alla regular season è stato stabilito che il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C si disputerà il 13 o 14 agosto, mentre il secondo turno il 21, e in quest'ultimo vi prenderanno parte anche le quattro squadre che avranno disputato il turno preliminare di Coppa Italia. Punto centrale della riunione di ieri è stata la verifica delle domande di ammissione al campionato di Serie C, il cui termine si è chiuso alla mezzanotte del 28 giugno, mentre per le società neopromosse dalla D vi sarà tempo fino al prossimo 5 luglio. Il consiglio direttivo ha deliberato di certificare alla federazione che le 50 domande complete sono state regolarmente presentate, mentre una domanda, quella della Casertana, è stata depositata priva della necessaria fideiussione. A questo punto potrebbe entrare in ballo quella aglianese, che pur prima nella graduatoria dei ripescaggi potrebbe alzare bandiera bianca. La problematica relativa all'impianto dove giocare le partite interne sembra essere uno scoglio quasi insormontabile. Per rendere conforme alle normative lo stadio di Agliana, infatti, occorrerebbero opere di rilievo come triplicare l'illuminazione, installare un sistema di videosorveglianza, disporre di uno spazio per la stampa. Inoltre, le società ripescate non possono indicare uno stadio diverso da quello di appartenenza, ed è richiesto che lo stadio possieda già al momento della richiesta tutte le condizioni di conformità. A questo punto i toscani potrebbero dare forfè liberando uno slot. Dopo l'aglianese, prima nella graduatoria ci sarebbe il Picerno, che tuttavia non può chiedere il ripescaggio dopo l'illecito sportivo rilevato nella partita col Bitonto del maggio 2019. A quel punto in terza posizione ci sarebbe la vincitrice del playoff del girone I. In lotta ci sono le due messinesi, ACR ed FC, ma con spareggi ancora tutti da giocare e semmai da vincere. Scorrendo ancora scatterebbe la quarta piazza, dove invece c'è il Latina, secondo nel girone G di Serie D, vincitrice dei playoff del proprio raggruppamento, che farà certamente domanda per il ripescaggio, avendo anche uno stadio perfettamente a norma. Durante il consiglio direttivo inoltre sono state sottoposte all'attenzione dei consiglieri la bozza di regolamento della Coppa Italia di Serie C e dei campionati Primavera 3 e Primavera 4 Beretti 2021-2022, che verranno discusse in occasione del prossimo direttivo del 6 luglio. Il presidente Ghirelli ha espresso l'auspicio che la prossima stagione sportiva faccia dimenticare la lunga notte della pandemia. Guardando all'imminente futuro, ha ribadito la necessità che a livello governativo si definisca un calendario per le riaperture e le percentuali di capienza degli stadi. Il sottosegretario Vezzali, ha continuato Ghirelli, ha dimostrato massima attenzione al tema. È fondamentale avere un quadro delle riaperture in modo da avviare la campagna abbonamenti, che drena risorse finanziarie indispensabili nei primi mesi del campionato, ha concluso il presidente della Lega Pro. A questo punto anche gli eventuali ripescaggi potrebbero ridisegnare la geografia dei gironi, con le due abruzzesi che potrebbero finire, nella peggiore delle ipotesi, in due raggruppamenti diversi. Il presidente della Pescara, Daniele Sebastiani, nei giorni scorsi aveva fatto intendere che la sua squadra aveva buone chance di finire nel girone B, ma la mutevolezza delle situazioni potrebbe, a differenza del Teramo, che invece sembra essere quasi certo starà nel centro, far terminare i biancazzurri nel girone meridionale, che mai come questa stagione sarebbe super competitivo. Dopo la finale persa nei playoff contro il Pineto, rompete le righe in casa Notaresco col tecnico rossoblu Epifani, che presto si siederà a tavolino con la società per pianificare l'eventuale permanenza e programmi per la prossima stagione. Vediamo.
Domani è già futuro, posso chiederti il futuro di Massimo Epifani qual è? Il futuro adesso è staccare la spina, perché è stato duro, un anno durissimo, e quindi abbiamo bisogno tutti di riposo. Sicuramente nei prossimi giorni parlerò col Presidente, vediamo un po' quello che vorrà fare la società, perché poi se io rimango qui bisogna continuare un percorso, e quindi riconfermare dei giocatori, fare un'altra bella squadra che possa lottare fino alla fine per cercare di fare qualcosa di importante, e quindi significa continuità. E vediamo nei prossimi giorni col Presidente che cosa verrà fuori. Anche perché l'anno prossimo, 2022, saranno 10 anni che un abruzzese non vince il campionato di Serie D. Non so se ci hai fatto un pensierino a questa cosa qui. Ma guarda, io ci avevo fatto pensierino anche quest'anno. Prima che ci venisse il Covid, io credevo che questa squadra poteva veramente dar fastidio al campo basso. Ce l'abbiamo messa tutta, e se noi andiamo a vedere i numeri di questa squadra, togliendo i due scontri diretti dove l'abbiamo persi, questa è una squadra che a fine 3 partite alla fine ha fatto più punti del campo basso, e non è un numero da poco, perché poi i numeri del calcio valgono. Purtroppo le 2 partite, per un episodio all'andata, per il Covid al ritorno, non eravamo all'altezza al ritorno della partita con il campo basso, questo è il più grosso rammarico. Però credo che questa a numeri alla mano, io sono orgoglioso, l'ho detto ai ragazzi, mi sono abbracciato 1-1 perché sono stati fantastici tutto l'anno, e oggi vederli tristi per una prestazione del genere, gli ho detto assolutamente no, perché una squadra che crea tante palle gol, crea tutto questo che ha fatto ad oggi, deve essere orgogliosa e stare a testa alta. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i nostri servizi sono disponibili sui nostri canali social e al sito www.tv6.it. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21.30 con Pallavolè, condotta da Sergio Zappalorto. Immagini e la festa dell'Altino Volley, neocampione del campionato di Serie B di volley. Da parte mia l'augurio di una buona serata a tutti voi.